è molto noto, e alcuni di noi, di voi, quelli magari un pochino più in là quegli anni, avranno anche visto le partite del campionato svizzero sulla TV svizzera italiana. Libero ancora una volta il pick and roll con Colin Stein, che viene liberato, scarica in qualche modo e poi McDermott appoggia in acrobazia, controllo del corpo, balzo di McDermott, cerca di correre il più possibile Varese. La prima opportunità è svarita, la seconda però è perfetta con l'alley-oop, il lob. E qua l'alley-oop in campo André Stotforlai per Trento. Tiro da tre immediato sulla sirena di McDermott, con una buona tradizione di basket, anche se non certamente la metropoli americana che uno si immagina. Grande scarico di Alviti per la schiacciata di Derek Cook. Inizia la partita in attacco di Derek Cook, giocatore formidabile nei pressi del canestro, con un contatto su Shahid, la tripla dall'angolo di Brown, a segno Gabe Brown. E qua invece lo scarico di Alviti, la penetrazione che risucca a custodia di Thomas Woldi-Tensai. Chiude davanti con due uomini la difesa di Trento, punito a braccare la rimessa per non concedere accelerazioni immediate. Si chiude bene qua la difesa di Trento, la tripla da posizione difficile di Woldi-Tensai, a segno però Alviti al vantaggio della statura, va in uno contro uno, il pallone viene però toccato e recuperato da Varese con l'appoggio a canestro dall'altra parte. Posizione è perfetta per toccare il lob per Colin Stein, altro errore di Hub, ma rimbalzo offensivo di Grazulis, lo scarico per Cook e l'assenza di Baldwin, c'era la necessità per lui. Intanto Colin Stein va a soffittare l'iniziativa di Ellis, la tripla da lunghissima distanza di Woldi-Tensai, contro uno con palla che rischia di essere persa, viene anzi persa da Varese. Grazulis riceve, tiro in transizione da tre punti, la tripla per Andrais Grazulis e in un attimo, come vedete, siamo già a 4 per le palle perse da Varese nel quarto. Anche questo chiaramente ha contribuito al rientro di Liga in post basso contro Shahid, non può fare altro. Il balzo difensivo con Varese che è già rientrata a proteggere la propria metà campo. Conti in area per Viliga, movimento dei suoi, canestro in sospensione, di nuovo vantaggio pura mondiale e chiaramente deciso a rientrare nel roster. Intanto una bella finta di scarico che ferma per un attimo la difesa di Varese e permette ad Alviti di andare a appoggiare il suo settimo punto per il più uno. Trento, Moretti, piedi per terra, tripla, tripla per Moretti che arriva al primo, che segna il primo. Atleti universitari come giochi, questa specie di parola denigratoria, come per dire sport è al di fuori dello sport, non capisco nulla. Secondo fallo, lo vedete, per Andrew Thomas, Woldi-Tensai, c'è intanto il passaggio immediato sotto canestro, il canestro di Alvi col suo numero 44 che come i suoi fratelli indossa in onore del padre che al liceo aveva lo stesso numero di maglia. Replica ancora una volta da tre punti, 7 a 74. Varese si sta abituando alle partite punto punto, a parte quella contro la Virtus. Colin Stein, grandissimo movimento da parte di Colin Stein, lettura perfetta e schiacciata imperiosa, cerca di liberare Alviti, la palla si muove, 4 secondi, deve tirare in maniera acrobatica ma perfetta. Hub controlla quanto manca, sa che deve tirare prima possibile ma forse non lo fa, scarica per Alviti, tripla fondamentale in questo momento. Alla fine lettura perfetta da parte di Hub, che sembrava aver perso tra Trento e il cronometro della partita. Colin Stein vuole impedire a Hub il tiro da tre punti, che fa di tutto per crearselo, tira poi da due, segna Prentice Hub, vantaggio. Guardate questo duello personale, qua vediamo solamente 6 secondi, consegnato per McDermott, si crea lo spazio per un tiro da tre punti fuori equilibrio, sbagliato, resta un secondo, disperazione per Brown, non va a segno, tiro sbagliato da parte di Gabe Brown.